Sono trascorsi 25 anni da quando i primi quattro ospiti, persone anziane con storie drammatiche di solitudine, sono entrati nella Casa della Gioia del Sole, la struttura protetta per anziani sorta alla Crocetta per volontà di Don Sergio Mantovani, parroco della parrocchia modenese di Santa Caterina. Oggi gli ospiti sono diventati 78, hanno un'età compresa tra i 57 e i 99 anni, sono per la maggior parte donne e, quasi sempre, non hanno nessun parente che possa assisterli e accudirli. È proprio per accogliere le persone anziane rimaste sole che, agli inizi degli anni 80, Don Sergio Mantovani decide di costruire una casa protetta. La prima pietra viene posata nel maggio 1982 e l'inaugurazione avviene il 25 ottobre 1986. Il nome, Casa della Gioia del Sole, è scelto dai giovani della parrocchia e dalle volontarie del Sacro Cuore. Il 12 gennaio 1987 i primi quattro ospiti hanno fatto ingresso nella struttura. Per festeggiare il 25esimo anniversario, il 12 gennaio scorso, il vicario generale della diocesi di Modena, Monsignor Giacomo Morandi, ha celebrato una messa nella cappella della Casa della Gioia del Sole. Ci sono tante altre case, però noi abbiamo dato un'impostazione buona, ecco, familiare. E abbiamo visto che i nostri anziani ci trovano bene qui. È la più bella risposta, diciamo, di quella che era la nostra intenzione. Poi chi ha diretto la casa per me per 25 anni è stata la signora Tilde, veramente, davvero, se non avessi avuto lei, povera me. E allora adesso, è vero, diciamo grazie al Signore, perché abbiamo fatto le nozze d'argento, ecco. Oggi la Casa della Gioia del Sole è gestita dall'omonima cooperativa sociale che aderisce a Conf Cooperative Modena. Scopo della cooperativa è promuovere e intraprendere iniziative di carattere assistenziale nei confronti degli anziani, dei portatori di handicap e di tutte le categorie di soggetti emarginati e bisognosi. Gli ospiti soffrono generalmente di demenza senile, Alzheimer, malattie ossee e altre patologie tipiche della terza età. Vengono assistiti nelle normali attività quotidiane, favorendo il mantenimento delle loro capacità fisiche, mentali, affettive e relazionali e, quando possibile, cercando il recupero funzionale delle persone non autosufficienti. Nella Casa della Gioia del Sole lavorano 60 persone, tra operatori sociosanitari, infermieri, animatori, fisioterapisti e medici. Noi ci mettiamo a servizio degli ospiti e anche sensibilizzando il personale. Chiediamo sempre molto amore per l'anziano quando vengono assunti, perché assumiamo direttamente noi il personale. La raccomandazione più forte è proprio quella, insomma, di trattarli come se fossero il loro papà e la loro mamma. Perciò anche il parente apprezza molto queste cose, perché il parente mette sempre l'anziano nella struttura, però non è mai contento di quello che fa, perché si sente sempre in colpa. Lo fa perché proprio ha bisogno e viene curato meglio che a casa, perché a casa molte volte non si riesce. La Casa della Gioia del Sole è stata la prima struttura privata cittadina a convenzionarsi oltre 20 anni fa con il Comune di Modena, con il quale i rapporti sono tuttora eccellenti. Attualmente la struttura è in fase di accreditamento transitorio che sarà definitivo nel 2013. La Casa della Gioia del Sole si mantiene con le rette pagate dalle famiglie degli ospiti, integrate in certi casi dal comune e grazie all'aiuto dei parrocchiani. Noi non l'abbiamo mica fatto per far soldi, per l'amor di Dio. Allora l'avrei lasciata fare a chi altri. Noi cerchiamo di avere, sul di poter vivere, di non pesare su nessuno in particolare. Quello che facciamo lo facciamo con l'intenzione dei ricchi e i soldi dei poveri.